Buongiorno e un grazie a tutti coloro che sono interessati a questo argomento. Ogni anno a Berceto, che è una frazione del comune di Rufina, si svolge la commemorazione dell'eccidio avvenuto il 17 aprile 1944 da parte dei nazifascisti, nel quale furono uccisi 2 partigiani e 9 civili. Quest'anno la cerimonia si è tenuta domenica 14 aprile al circolo Arci di Pomino. Allora, ho fatto richiesta al sindaco di Rufina di poter intervenire alla manifestazione e leggere una breve dichiarazione che riguardava mio padre, Osvaldo Toci del Medico, che era uno dei 5 partigiani superstiti. Purtroppo il sindaco non mi ha concesso la parola e ha fatto sapere che avrebbe lui stesso accennato a mio padre nel suo discorso. E quindi ora, se volete, potete ascoltare tutti gli interventi in forma integrale. Vi faccio notare che a un certo punto il sindaco inviterà i rappresentanti delle istituzioni a parlare. La parola è stata data a tutti, ma non a me. Per questi motivi adesso vi leggerò quello che sarebbe stato il mio intervento. Ringrazio il sindaco di Rufina per avermi mandato questo invito che mi consente di rilasciare una dichiarazione. Mi chiamo Marzia Toci del Medico e sono figlia di uno dei 5 partigiani scampati all'eccidio effettuato dai tedeschi qui a Berceto il 17 aprile 1944. Provengo da una famiglia di antifascisti, di partigiani combattenti. Mio padre è stato insignito di varie onorificenze. Ha ricevuto una croce al merito di guerra per essersi distinto in azioni partigiane. Ha ottenuto un diploma dal presidente Sandro Pertini e varie lettere di encomio che conservo gelosamente. Era partigiana combattente anche mia madre, Anita Bolognesi, i miei zii, mio nonno, Armando Toci del Medico, ed è per questo che in casa mia si è sempre respirata aria di libertà e giustizia. Voglio innanzitutto esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle 11 vittime innocenti, cioè alle famiglie Chiti e Bicci, Sordeti, Tesi e Vangelisti. È mia ferma intenzione ricordare e onorare i caduti. Mi prodigherò sempre affinché la memoria di questi tragici avvenimenti venga portata a conoscenza delle nuove generazioni, in modo che delitti del genere non debbano mai più ripetersi. 17 aprile 1944, vorrei fare solo un breve cenno a quel tragico giorno in cui 7 giovani partigiani fra i 19 e i 20 anni, lontani dalle loro famiglie, furono ospitati dalla famiglia Evangelisti in un capanno. 2 di loro furono uccisi ed erano Mauro Chiti di Carmignano e Guglielmo Tesi di Campi. Gli altri 5 invece si salvarono, 2 perché erano andati a comprare le sigarette, e cioè Adelindo Bocci e Carlo Uttummi. I 3 del capanno, dopo che i tedeschi ebbero ucciso i loro 2 compagni e dato fuoco al fienile, furono immediatamente fatti prigionieri e portati il giorno stesso alla fortezza d'Abbasso, a disposizione delle SS, in attesa di essere deportati in Germania, ed erano Osvaldo Toci del Medico, Dino Bolognesi e Franz Scheller. I 5 partigiani superstiti seppero dello sterminio che avveniva nelle case vicine molto tempo dopo. Dopo la strage, il signor Lazzaro Vangelisti ha fatto ciò che ognuno di noi avrebbe fatto, cioè cercare di ricostruire gli avvenimenti per avere giustizia. Sospettando un tradimento da parte dei 5 partigiani superstiti, li ha denunciati alle autorità e la magistratura ha indagato. Ha arrestato 8 partigiani. Sì, perché il signor Lazzaro, per essere sicuro di accusare quelli giusti, ne ha denunciati 8 e non 5. Più il marchese Frescobaldi ed il fattore Franciolini. In tutto 10 persone. Gli inquirenti hanno interrogato accusati e accusatori, hanno ascoltato decine di testimonianze, hanno verbalizzato confronti, dichiarazioni. Alla fine di questa indagine, durata quasi 3 anni, hanno emesso una sentenza assolutoria per tutti i 10 accusati, che termina così, virgolettato: deve concludersi che l'istruttoria non solo non ha avvalorato in alcun modo i sospetti e le accuse degli evangelisti e dei suoi compagni di sventura, ma ha dimostrato che i fatti sono del tutto inconsistenti.
Indi deve dichiararsi nei loro confronti non doversi procedere per non aver commesso i fatti. Altro passaggio interessante è quello dove il magistrato scrive di suo pugno: quanto si è riferito dimostra che l'Evangelisti, il Sordetti e le Bicci, nell'affannosa ricerca dei responsabili della strage, si sono lasciati andare a dichiarazioni risultate infondate. Hanno dato corpo alle ombre, hanno avvalorato, deformandoli, dei semplici sospetti, hanno accolto come verità indiscussa semplici e incontrollate dicerie. A questo punto consentitemi di ringraziare il professor Simone Neri Serneri, già presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Toscana, il quale ha rintracciato all'Archivio di Stato un fascicolo composto da circa 600 fogli, che ho potuto interamente fotocopiare e che contiene al suo interno la sentenza numero 496, emessa nel novembre 48 dalla Corte d'Appello del Tribunale di Firenze. Concludo dicendo che io non voglio convincere nessuno che mio padre fosse una brava persona. Io lo so perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e questo mi basta. Ma la verità non deve più essere tenuta nascosta e non mi fermerò finché tutta la verità non sarà venuta a galla. Ricordate, la situazione di vittima non autorizza nessuno a trasformarsi in carnefice. Arrivederci, al prossimo video! Diciamo come assessore all'autura 25 anni fa, la ricorrenza veniva celebrata ogni 10 anni. Con solennità, in maniera ci mancherebbe altro ineccepibile, ma ogni 10 anni. Era sembrato un po' poco perché le persone vengono a mancare, i testimoni diretti, e forse un impegno più diretto, più concreto, più continuativo era necessario. Io credo che questa operazione che abbiamo fatto tutti gli anni sia stata un'operazione necessaria e devo anche dire per dovere che a questa manifestazione sono presenti i familiari di Osvaldo Toci, che è uno dei partigiani citati nel libro di Lazzaro Evangelisti. La loro idea sulla strage è sostanzialmente diversa dalla tesi di Lazzaro. Noi non siamo a celebrare né a fare una requisitoria sulla questione storica e sulle idee e su quello che su come si è svolto. Noi siamo qui a celebrare le vittime di Berceto e a ricordare il loro sacrificio, perché in questa maniera possiamo simbolicamente ricordare tutte le vittime di violenza, le vittime giustamente colpite dalla violenza, e di comune accordo con i familiari, con l'AMPI, quindi abbiamo chiesto di fare un intervento, ma preferiamo mantenere gli interventi istituzionali così come erano stati. Giulia Alinari, Anna Vangelisti, Angiolina Vangelisti, Bruna Vangelisti, Isola Vangelisti, Iole, Mauro Chidi, Alessandro Evici, Isola Geri, Fabio Soldetti, Yolanda Soldetti, Guglielmo Tesi. Onore ai caduti!